tre miei compagni di squadra in S tier. Forse è un po' influenzata questa tier list. No, Paolo, però vai in S. Cioè, sarà una coincidenza se i player che hanno vinto la BCS sono più in alto. Ha senso come ragionamento. No, Paolo S. Ma Paolo S, ma non per il game, ma per il bonding proprio di squadra. A parte che Paolo, cioè, c'ha un sacco da fare, c'ha un sacco di cazzi, eccetera. Non è magari come noi streamer più piccoli, che siamo un po' più indipendenti. C'aveva miliardi di cose da fare, eccetera. Però comunque stava sempre a pensare al team, cioè ci stava sempre dietro comunque, e poi non ha mantenuto la sua sanità con questi good points di merda. No, è stato un bravo leader, è stato veramente, non, nessuno di noi poteva essere capitano. Che carino, veramente troppo dolce. Allora dai, la voglio fare pure io questa tier list di merda, dai, che la fate tutti. Allora, TRS come cosa mettiamo? King Shark. Tierra mettiamo... Cosa mettiamo in Tierra? Delfino? Ah, possiamo mettere Shark, sì, conto. Poi mettiamo Delfino, poi mettiamo... Possiamo mettere Trota. E Sogliola, ovviamente, per ultimo. Trota mi piace, perché Trota secondo me è un pesce un po' scemo. Anche il tonno è un pesce un po' scemo. Mettiamo un altro slot? 5 ci stanno. Ma dai, ne possiamo aggiungere un altro, metti dai. Cosa c'è più di King Shark? Dio. Non so se mettere qualcuno su Dio. Sicuramente non posso mettere me, sarebbe troppo cringe. Poseidone? Poseidone non è male, Poseidone. Bella colpa, Poseidone, bravo, bravo. Bella colpa, Poseidone. Il re dei pesci... Il re del mare e sapeva tutti i pescioni. Allora iniziamo, chi è lui? Chi è questa roba qua? Cugino rap può essere? Alice, ah ok, Alice. Alice secondo me si becca un delfino. È un buon compagno di squadra, magari non ha giocato al top. È stata deludente rispetto alle altre BCS, Alice, sono d'accordo. Ma secondo me ha anche giocato contro le botte più forti di lei. Mentre quando ha giocato con botte del suo livello, secondo me ha giocato bene. Alienbalien a me è piaciuto molto. Alienbalien, perché Alienbalien non aveva un team facile. Forse ha draftato male, non doveva draftare Jack, ma non per il carattere, perché sono entrambi OTP e gli ha creato dei problemi seri. Alien secondo me è tranquillamente uno shark. Ha giocato bene, ha giocato con una buona BCS. Alerendis è stata brutta secondo me, ma non bruttissima. Non so se mette la Shark o Delfino, lei comunque è arrivata in finale. Allora, la finale è stata aberrante, l'ha giocata veramente male. Quando ha preso Leona mi ha fatto un sacco di pena perché era proprio ingiocabile. Mi ha detto però che non la voleva prendere Leona. Inoltre l'ultimo game l'abbiamo banato Gianna, ha giocato Lucianami contro Nautilus, non banalissimo. La finale è stata squallida. Ma anche Counter non ha giocato bene. No, secondo me è Delfino alla Rendis. La finale non mi è piaciuta, ma per il resto della BCS non è stato male. Questa Angel of Q secondo me praticamente non è non qualificato. Aspettate un secondo che devo fare qualcosa. Ma parlo proprio del team di Deidara. Il team di Deidara lo metterei tutto qua dentro, perché quel team veramente era condannato, no? Il team di Deidara era proprio troppo. Ma anche Fieric che faceva il napoletano, non poteva fare il napoletano Fieric. Era tutto profondamente sbagliato. A Beccaro Romano, ragazzi, secondo me è stato proprio beige. È stato non esistente. Però quando è entrato su caccio? Discord, quando, su StreamYard, quando stavo discutendo con Sparapau a fare il gesto della Sega, dicendo vogliamo non il gaming, là lo mettere in King Shark solamente per quei 3 secondi, no? Non mi pare. Dov'è il gaming? Live. Dov'è il gaming? Ridateci il gaming. Andrea, c'è Andrea Di Preghi. Se parliamo di performance, secondo me ha underperformato. Non direi mai che ha underperformato più all'Arendis. No, oddio. Sì. Secondo me è underperformato. Io lo metto in Trota. Balotelli, ragazzi, va in King Shark. Perché uno che parte da Sogliola, e per me era segnalibro, e mi fa quella performance, merita solamente il King Shark. Ma poi io ve ne dico un'altra. Vi dico che Balotelli, come teammate, è perfetto.
è intelligente, sa comunicare, sa gestire lo stress. L'ho visto in una situazione tiltare, in un solo game ha tiltato, era veramente un ottimo vice capitano e lui shotcallava fra me e Creon quando avevamo dei dubbi, quando avevamo delle call entrambe valide, lui sceglieva quale fare. Io l'ho trovato King Shark e mi vergogno per aver parlato male di lui pre-draft, perché quello che ci ha dato assieme a Karenis è stato incredibile. Cane Lupo, io lo metterei in King Shark. Perché vi dico questo? Perché ha performato molto bene, secondo me leggermente sopra le aspettative. Era in una squadra di merda. C'è chi dice che andrebbe messo in Shark e non in King Shark, ma io dico che secondo me, per come ha giocato in game e per la forza mentale che ha dimostrato, si merita un King Shark. Tranquillamente. In Shark metterei il socio. Il socio che secondo me ha fatto una buona performance, però ha fatto quello che ci aspettavamo tutti. Un altro che era un delfino è Ceresio, ragazzi, che ha overperformato secondo me dopo Creon e dopo Counter. È quello che ha giocato meglio a BCS da D-Carry. E io lo metto con questi qua. Io la prossima BCS, se non mi arriva Creon, se non mi arriva Counter ovviamente, io prendo Ceresio, perché per come ha giocato è stato veramente incredibile. Counter è stato una trota. No. Counter è stato un delfino, perché l'ultima finale non c'è stato con la testa. Ha giocato benissimo, ma ha avuto dei momenti dove ha proprio staccato il cervello. Il flash ulti di Varus che ha costato il game contro Darkry, che gli poteva costare la serie. E soprattutto in finale si è messo troppi pesi sulla schiena, è rimasto schiacciato dai pesi. Ma che cazzo? Secondo me, se parliamo di performance, in semifinale e finale si è veramente cagato dai pantalonzi. Io lo metterei o delfino Shark. Lo metterei Shark, ma per rispetto del player, non per la performance alla BCS. Che lo metterei in Poseidone o in King Shark? Lo metterei in Poseidone e vi dico il motivo. Perché è cresciuto molto Creon durante la BCS. Non so se anche grazie a noi, io spero di sì. Spero anche che le chiacchierate che ci hanno fatto in privato un po' l'abbiano aiutato. Non mi voglio prendere questo merito. Però cazzo, le creonate che erano un meme sono diminuite tantissimo. Si è anche adattato da un punto di vista di stress. Lo metto con Poseidone perché nel secondo game, dopo che ha fatto la creonata e dopo che siamo morti in top, è tornato. Io ho visto Creon uscire, diventare sogliola e rientrare in 3 minuti. Per la crescita che ha fatto, secondo me va a Poseidone. Cugino Rap si becca un bellissimo Shark, perché a questo tizio non gli avrei dato un euro. Porca puttana, ragazzi, è stato veramente solido. C'è chi dice che lo metterebbe in King Shark. Alcuni game secondo me è stato un po' imbarazzante, però altri game ha overperformato anche di tanto. In King Shark assieme a Balotelli non lo metterei, però ti dico che se ho la scelta fra IA91 e Cugino, prendo lui. Darkry lo metterei delfino. È stato troppo divorato da lui, da Matt HS. È stato proprio divorato, gli ha mangiato l'anima. Matt HS l'ha fatto uscire pazzo. Non pensava a nient'altro se non buono. Ha avuto questo pallino di Matt HS e non è riuscito proprio a conviverci. Ma io lo capisco. Perché Matt HS è comunque uno che ti spezza la squadra, che è un cavallo pazzo, che non riesce a gestirlo minimamente, che non ti dà orari, che non ti dà sicurezze. Però cosa ha fatto Darkly? Ma che cazzo? Si è focussato sul suo bad point. Si è focussato troppo su sto cazzo di Matt HS e sta roba l'ha fatto uscire pazzo. Quindi è un player da Poseidone, ma nel momento in cui ti concentri su quel brutto brufolo incarnito che c'è in team, mi diventi secondo me un delfino. Non ha giocato secondo me troppo meglio alla Rendis. Poi ovviamente nei game dove ha giocato bene, ragazzi, ha giocato la King Shark, non lo metto in dubbio. Però per me va in delfino. Mentre Matt HS si becca un sogliola. È stato veramente aberrante. Deidara va subito in Deidara. Il team di Deidara, ragazzi, è incommentabile. Non posso giudicarli. Fazzone, non so se metterlo in Shark o in King Shark. No, va in King Shark. Ha fatto
una roba incredibile con la sua squadra. Io l'avevo dato per perso. Ha fatto una draft che andava picchiato, ma bravo, 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 bravo. Secondo me la prossima BCS la potrebbe vincere addirittura il Fazzone. Fieric va nel team di Dara. Il buon Cheng lo metterei in Shark. Secondo me ha fatto una performance solida. Allora, Fragola per me mettere una roba a parte, perché Fragola per me è non pervenuto. Cioè, io non ho ricordi di Fragola alla BCS. Fragola per me è un padre. Non ho idea di che cazzo abbia fatto Fragola. Non ho alcun ricordo di lui come player. Gemello, lo metterei in Delfino. Gemello è una trota barra sogliola che ci crede un po' di più. E secondo me finisce in Delfino. Greta Ray come Alice. Forse più trota che Delfino. Secondo me Greta è una trota che ha fatto la trota. Quindi va benissimo. Non ha né overperformato né underperformato. Secondo me andava bene. Itomi Okami è stata una piacevole soddisfazione. Le darei quasi Delfino, perché io le davo sogliola e invece ha performato. Anzi, lei dobbiamo dargli un'altra categoria. Filler. Ha giocato dappertutto, tappabuchi. Abbiamo pensato di farla giocare al posto di Azuriel. Ian. Ian è uno shark delfino. Si è proprio introtito. Ian si è proprio cagato dai pantalonzi. Ma senza motivo. Era proprio brutto da guardare. Jennifer. Cosa che gli darei un delfino? Direi che è il primo dei delfini. Ma non gli darei shark. Non lo metterei con questi giocatori. Giampialle è una trota che ha fatto la trota. Va benissimo così, Giampi. Kamisara è un'altra filler U, per quanto mi riguarda. Senza infame, senza lode. Ah, lei è del team di Dara. Poverina, lei non ha testo. Kazumi-sen è una soiola che ha fatto la soiola. A livello... Ah, oddio, ha fatto un... Ah, forse si è rubato un trota. Non lo so, non lo so, non lo so. La terra è soiola. Crispitz è una trota delfino. Secondo me è stata trota delfino. La lascerei in trota. Non ci penso nemmeno a Karens, lo metto subito in King Shark, perché Karens per me parte la trota delfino. Quello che ha fatto è stato incredibile. Ha parlato pochissimo, se non per dire i flank, i TP. Ha seguito le call della squadra, non ha mai creato problemi. Da un punto di vista mentale lo metterei sopra Balotelli addirittura. È stato veramente un compagno di team incredibile, ma veramente incredibile. L'Azuriel potrebbe essere Shark o Delfino. La finale non pervenuto. Per la finale lo mette Delfino. Per il resto del torneo i flank di Wukong erano veramente devastanti. È stato forte forte. Lo metterei su Shark. Peccato per la finale. Per il resto gran player di questa BCS. Lunaris ha fatto di meglio di solito. Però non la metterei sotto Giampialle. La metterei comunque in Delfino. Ha giocato contro counter. Ci sa che soffra. E anche Luque, che l'ultima BCS l'ha smurfata. Questa BCS ha sofferto un po' di più. Non lo mettere in Shark. Lo mettere in Delfino, sì. Malgax si becca un King Shark. Perché l'ultima BCS a me ha fatto cacare. Non gli avevo dato un euro. E sono spiccato dal Fazzone. Ho detto, boh, Fazzo. E invece Malgax a BCS veramente l'ha giocata da Dio. Era il cuore della squadra assieme al Fazzone. Per Midland farei anche una categoria a parte. Finalista. Finalista, lui arriva sempre in finale, non si sa come si fa. Minutes sono combattuto, potrebbe essere Shark, potrebbe essere King Shark, potrebbe essere Poseidone. Allora, solamente per aver fatto le magliette lo metterei in Poseidone. Solamente per il fatto che l'abbiamo sfrattato lo metterei in Poseidone. Alcuni game senza Vladimir era un delfino. Il game con Vladimir era Poseidone. Lo metterei King Shark. Lo metterei King Shark, ma può starci tranquillamente anche Poseidone. Monashon è un padre che casta. Non ho dei ricordi definiti di Monashon. Sicuramente non è soiola. Potrebbe essere una trota o un ultimo dei delfini. Direi trota tranquillamente. Il buon Cecchissimo si becca un soiola. Non mi è piaciuto per niente. Ha creato tantissimi conflitti nella sua squadra. E doveva, secondo me, fare molti più passi indietro. Ma due cose mi hanno troppo fastidio. La prima, chi è Sequar? Ha vinto qualcosa Sequar? Mi ha troppo triggerato, Sequar, non devi permetterti. La seconda è il game con V, non ho sbagliato niente. Chi mi critica è Aaron 4. Cioè, non c'è nulla di vergognoso nel dire ho sbagliato. Quando fai così ti becchi una soiola. Nanni, una soiola che è una trota. Brutto da vedere, brutto forte, ma si è impegnato tanto. Ah, è team di Dara. Allora, vai, King. Non sei valutabile.
Richard è un pane che casta. Non ho ricordi di Richard. Non riesco proprio a inserirlo. Gli darei un trota. E il team Fazzone? Non so perché. Allora si becca un bel trota. Si becca un bel trota il Nanni. Valoidolo è sempre cringe quando ti valuti. Non hai la capacità di essere oggettivo come gli altri che ti valutano. Ma che cazzo? E potrebbe essere Kingshark o Poseidone. E da un punto di vista di squadra non... penso di essere stato bravo a fare gruppo soprattutto. E ho giocato secondo me anche molto bene. Però valutarmi è sempre un po' cringe. Anzi, non mi valuterei nemmeno, guarda. Power è una bella soiola che fa la trota. Raiko? Raiko era un delfino barra shark. Ma secondo me non ha fatto lo shark, ha fatto il delfino. Shoribo? Difficile. O soiolo trota? Dove essere una soiolina trotina? Ah, Team Dedara. Allora lei è salva. Scar? Accecato totalmente da Kasumi Sen, secondo me. Ma che non so se è Shark o King Grib, Shark. Stella Grib. Parapau, secondo me si merita o King Shark o Shark. The Game l'ha giocati da King Shark, The Game l'ha giocati da Delfino. Sono combattuto. Gli darei un King. Secondo me se lo merita il King Shark lui, sì. Spawn ha la trota barra Delfino. Secondo me non ha performato benissimo. Non mi ricordo con chi era in squadra. Delfino, dai. La Pozzo mi si è insoiolito, ma in maniera pesante. Lui è uno shark, La Pozzo, ma secondo me ha giocato da Delfino. The Game si prende uno shark con King Shark. Parte da King Shark. Ma ha giocato molto bene The Game. Secondo me The Game King Shark. E Morgan un delfino che però diventa shark. Non gli avrei dato un euro e invece eccolo qui con quelli che contano. Ovviamente non è forte come counter, no? Uno dice come cazzo fai a mettere Morgan e counter nella stessa maniera. Ma counter è un King Shark barra Poseidone che per la performance lo metto in shark. Alla finale l'avrei messo in delfino, ma non è giusto cancellare tutto quello che ho fatto prima. Lasciate che vi dica qualcosa sulla mia squadra. Io non ho mai avuto un gruppo così bello e penso che se anche fossero stati meccanicamente più forti, ragazzi della squadra avversaria, se in giungla ci fosse stato uno sparapau, secondo me avremmo vinto lo stesso. Perché non ho mai avuto una squadra così affiatata e così sana e così un environment così bello. E ci facevamo forza a vicenda. Non avevamo paura di perderla alla finale. Eravamo rilassati ed eravamo sereni. E anche quando le cose si sono messe brutte nel secondo game, ci siamo fatti forza. Non ho mai avuto una squadra così bella, nemmeno in competitivo, da un punto di vista di personalità e di caratteri. È il motivo per cui probabilmente continueremo a giocare assieme. Sono proprio felice di questi giocatori. Una squadra veramente con le contropalle.